Madonna, c'è un punto su cui anche lei magari converge con l'opposizione, immagino che ce ne siano pochi in generale, però c'è qualcosa su cui bisognerebbe davvero intervenire per difendere le logiche di paese sul fronte del MES? Qualcosa lo cambierebbe anche lei? E che cosa? No, guardi, le logiche di paese purtroppo dominano qualunque cosa sia discussa in Europa. Se io dovessi concentrare lo sforzo nell'interesse italiano non lo farei sul MES, che tutto sommato è un meccanismo che va abbastanza bene così com'è, ma mi preoccuperei di cose che invece nel dibattito non ci sono, Sì. per esempio la proposta tedesca di dare una valutazione diversa ai rischi di titoli di Stato italiani rispetto per esempio a quelli tedeschi nei bilanci delle banche, cosa che indebolirebbe molto il debito pubblico italiano, metterebbe in difficoltà banche, soprattutto italiane. Di queste cose non si parla, questa è una minaccia molto più seria di quanto possa essere, diciamo, qualche difetto tecnico del MES. Ecco, questo è un punto importante, lei l'ha sollevato, quindi parliamone pure. Le banche italiane, se non sbaglio, tra le ultime rilevazioni di Banca d'Italia hanno circa 420 miliardi di euro di titoli di Stato italiani in pancia. Se dovessero essere valutati in termini europei più rischiosi di quello che sono, probabilmente le banche italiane dovrebbero andare incontro a svalutazioni e questo porterebbe, diciamo, a effetti che potrebbero essere davvero pesanti, per il Paese. Per così come è stato strutturato il MES e le sue riforme, incide, esiste già oppure no? O è solamente una proposta No, tedesca per andare incontro ad una garanzia dei depositi che chiedono un po' tutti? Padoan. la questione dei debiti pubblici è legata al completamento dell'unione bancaria, a quella che si dice in gergo la riduzione del rischio, Sì. che però va fatto gradualmente e l'Italia ha fatto grossi passi avanti in termini di riduzione del rischio delle banche con la riduzione delle sofferenze. Il fatto che ci sia un meccanismo di stabilità e ci sia allo stesso tempo una condizione di rischio che può essere alterata, potrebbe il combinato disposto mettere più calore nel sistema e rendere maggiori fragilità. Quindi il vero problema non è tanto il MES, non è tanto quello di avere un'ambulanza, ma quanto di evitare una malattia, e questa malattia potrebbe essere accentuata da cure sbagliate come quelle sui titoli di Stato. Avete fiducia nel ministro Gualtieri, nella sua capacità e anche nella sua conoscenza, che lei ha incrociato anche in Europa, credo, dei corridoi piuttosto che delle personalità europee per tentare di dirimere questa questione politica interna? Guardi, non solo ho incrociato il ministro Gualtieri quando ero ministro io, ma ci ho Certo. lavorato a stretto gomito. Il ministro Gualtieri conosce alla perfezione tutti i dossier europei, oltre ad essere una persona di grande equilibrio, quindi ho la massima fiducia che riuscirà, se ci sono margini, a ottenere qualche miglioramento anche nel clima, evitando di precipitare la situazione. Non dimentichiamoci che nel resto d'Europa questo dibattito italiano viene visto quantomeno con stupore. Ci sono dei rischi, e poi la saluto onorevole, che invece tentare di cambiare questo trattato ad ogni costo, piuttosto che non approvarlo con il Parlamento, di porre qualsiasi genere di veto, in qualche modo ci faccia assumere la posizione dei negligenti agli occhi dei grandi investitori internazionali? Cioè, esiste questo rischio e come si tradurrebbe secondo lei? C'è e già si vede, il mitico spread è andato su di qualche cosa come 20 punti base in un paio di giorni, proprio perché i mercati si chiedono come mai c'è tanta resistenza all'introduzione del MES, cosa ci nasconde l'Italia? Questa è la domanda che si fanno in molti, e questa è una domanda ovviamente molto pericolosa perché ha a che fare con la fiducia, che è l'elemento fondamentale per la stabilità finanziaria dei paesi, delle banche e così via. Quindi stiamo scherzando col fuoco se non ci rendiamo conto. Ultima domanda, promesso, il governo rischia nella sua tenuta e nel suo perimetro su questo fronte, secondo lei? Vista anche la posizione di Di Maio che è parsa davvero anche fredda visivamente, no? Nelle immagini di ieri del discorso del Premier Conte. Guardi, non so se il governo rischia, però se io potessi fare una domanda a Di Maio, che continua a dire che bisogna migliorare il MES, mi chiederei per favore diteci chiaramente quali sono i punti che volete cambiare, perché fino adesso non è emerso con chiarezza cos'è che non va bene secondo loro.